2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldin. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Manca un giorno appena alla prima elezione del Presidente della Repubblica. Tante discussioni, tante ipotesi sui giornali e sulle TV e tanti nomi che escono e vengono bruciati. Sicuramente il nome vero, comunque il primo indirizzo di come andranno le cose, non si saprà prima della giornata di domenica, e anche presto sembra, considerato che non si potrà sicuramente stabilire se basterà una sola elezione. Di fatto molti dicono che serve un nome che riesca a unire l'Italia e che riesca a ridare la speranza all'Italia, e questa è una considerazione corretta, questa è una considerazione che tutti noi ci sentiamo di condividere. Ma la questione è che non è che serve solo il nome del Presidente della Repubblica che serve a dare speranza all'Italia, serve anche un modo di fare politica completamente diverso da quello che abbiamo visto finora, che possa ridare la speranza e la fiducia agli italiani. Perché continuando di questo passo, continuando a essere in balia di chi si alza al mattino e decide una cosa e l'indomani quella stessa cosa non va più bene, se si è in balia di interessi molto forti che non vanno verso la direzione generale degli interessi del paese, se si continua ancora a scontri e contrapposizioni, e questo è molto più evidente nella politica locale, e allora in questo senso non si potrà mai pensare che questa Italia potrà risorgere, potrà avere una via aperta verso l'uscita dal tunnel. Giusto il Presidente della Repubblica che unisca, giusto il Presidente della Repubblica che dia speranza, ma è anche fondamentale che la politica, da quella delle città a quella della regione a quella della nazione, ritrovi il senso di un agire che sia finalizzato, dire il bene comune forse una parola troppo grossa, ma che sia finalizzata almeno in gran parte al bene comune. Poi c'è sempre chi sgarra, c'è sempre chi ha delle idee malsane e quindi indorbita la politica, però più questa gente non viene isolata e più la speranza viene meno, e non ci sarà Presidente della Repubblica onesto che regga. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.